Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Raffaello88 e quest'oggi andremo a fare l'unboxing all'edizione da collezione della saga di Predator, ovvero la Predator Trilogy. Allora ragazzi, un po' come detto per quella di Alien, io sono un grande fan anche della serie della saga dei Predator e ovviamente, come appena vista nello scaffale di una nota catena di elettronica, l'ho presa subito. E l'ho presa subito, devo dire la verità, anche perché era impossibile non notarla questa edizione, perché come vi farò vedere adesso ha praticamente questo capoccione del Predator simile all'alluminio. Guardate infatti un po' i riflessi che fa ed è molto bello, devo dire la verità, curato davvero nei minimi dettagli. E peccato che non sia in 3D in rilievo, però è in rilievo solo la scritta Predator Trilogy. Però devo dire la verità, è molto bello ed è curato nei minimi dettagli, diciamo così. Peccato che non l'abbiano fatto in 3D, però va bene lo stesso, dai. Allora, qui invece abbiamo la scritta Predator Trilogy con le copertine dei tre film. E dietro abbiamo sempre le copertine con la relativa trama. Ovviamente il primo film, che è quello storico di Schwarzenegger. Il secondo, che racconta del Predator che va appunto a New York a fare un caos, e l'ultimo, quello del regista Robert Rodriguez, che racconta appunto di alcune persone che si risvegliano su un pianeta alieno e vengono braccati appunto da un gruppo di Predator, diciamo così, che si allenano, ecco, tanto per passare il tempo. Ok ragazzi, allora andiamo a vederla dentro com'è. Molto scenografica questa apertura, quasi al libro, e ovviamente, come detto per quella di Alien, sia avanti che dietro che di lato la copertina è la stessa di quella di cartone. E anzi no, se non per l'artiglio, l'artiglio è lo stesso, scusate, allora come non detto. Allora, una volta aperta questa edizione, molto, molto spartana rispetto a quella di Alien, infatti dentro è tutto nero, troviamo il primo disco del film, il secondo e troviamo il terzo. Diciamo, quello che hanno guadagnato di fuori e l'hanno perso dentro, potevano fare un qualcosa di meglio, però purtroppo tant'è, quest'è. Che dire ragazzi, allora, per questo video era tutto e spero che vi sia piaciuto. È un video corto, lo dico la verità, però ci tenevo comunque sia a farlo perché, ripeto, sono un grande fan di questa serie. E sì, ovviamente anche di quella di Alien. E alla fine, ripeto, secondo me valeva la pena prenderla, perché a differenza della standard, l'ho vista in Blu-ray, i tre film della standard non è che siano tutto questo granché, diciamo, più o meno per qualcosa in meno di quello che vengono singoli conviene prendere questa, e alla fine vi ritrovate, ecco, diciamo così, il Predator che brilla, ecco. Però è molto bella, a parte gli scherzi, io che sono collezionista e che vado a ricercare tutto quello lì che è in serie limitata o che comunque sia, è molto bella a vedersi, l'ho presa subito e io mi sento di consigliarla anche a voi, ecco. Che dire ragazzi, allora, se il video vi è piaciuto un pollicione in su, se vi va iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.